Ciao a tutti, amici! Come avete visto, oggi i gatti non hanno voglia di essere disturbati, quindi se volete passare il tempo senza molestare il vostro animale domestico, siete nel posto giusto al momento giusto. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via 15 sdraiati, partiamo per un altro incredibile viaggio alla scoperta di video che non vi faranno chiudere gli occhi, in senso buono, eh? Partiamo! C'è chi esce dalla palestra e si sente in questo modo. E chi invece esce a pezzi per aver sbagliato qualcosa, come in questo caso, dove però alla fine c'è stato il colpo di fortuna. Ecco perché le sicurezze sono importantissime in palestra, perché anche se facciamo la stessa cosa da 10 anni o più, può sempre succedere qualcosa nei momenti impensabili. Eccovi un termometro, e non è affatto falsato o modificato apposta per il video. Un utente di nome Sebastian su YouTube abita Yakutsk, in Russia, e ha fatto un video per mostrare quanto freddo possa esserci lì. Per di più, ad un certo punto si è fatto anche una nuotata nella neve, così, giusto per far vedere che ancora non c'era abbastanza freddo. Tranquilli, non prenderai il raffreddore, che come saprete è un virus che si diffonde attraverso contagio da parte di altre persone per via aerea e non prendendo il freddo. Avete mai visto una frode automobilistica in azione? Eccovi un esempio. Probabilmente il tizio davanti ha cercato di farsi tamponare apposta. Fortunatamente c'era una telecamera a riprendere. I modi per fregare gli automobilisti onesti sono tantissimi. Infatti state sempre attenti in strada e tenetevi pronti a filmare nel caso succeda qualcosa. Ovviamente non filmate voi alla guida, ma qualche passeggero al vostro fianco dovrà farlo. Al lavoro alcuni hanno un compito davvero arduo, tipo i camionisti. Infatti, quelli che per esempio trasportano grandi carichi si ritrovano a dover fare il doppio dell'attenzione. Oh my god! There it goes! Get out of the way! Ma io dico, poi, cosa diavolo ci fai vicino allo yacht mentre sta cadendo? L'avete visto, no, il signore lì accanto? Ma pensava di prenderlo al volo? Assurdo. Già che c'era, poteva anche portarlo in mare. Tranquilla, YouTube, non si è fatto male nessuno e nemmeno sono stati danneggiati i veicoli, quindi vedi di non metterlo come incidente stra mega pericoloso devasta pianeti. Pensate che le strutture giganti vengano distrutte a caso? Ovviamente no. Anche distruggere gli edifici è un lavoro impressionante che richiede tante persone, una progettazione e un controllo minuzioso e tanta fortuna. Ma ciò che ne esce fuori è a dir poco epico. Il vantaggio di essere bodybuilder con una forza sovrumana non è quello di non avere nemici e sapersi difendere, ma quello di poter sollevare la propria macchina così da districarsi da ogni situazione. Se avete bisogno di un parcheggiatore, potete chiamare questo signore. Magari, ecco, non fateli sollevare una Jeep. Ed ecco perché uscire da un mega SUVone con i tacchi, specialmente durante l'inverno, è sconsigliato al 110%. Devo dire che la signorina ha avuto molta flessibilità nel reagire alla situazione, complimenti. Io l'unica cosa flessibile che ho è il pollice, perché riesco a piegarlo più di un normale essere umano, ma queste doti speciali le mostro in altri canali. Volete fare un bello scherzo al vostro amico nel gruppo che vi prende sempre in giro? Eccovi lo scherzo del palloncino furbino.
Dicono che essere genitori faccia diventare abbastanza sfaticati e senza più la minima voglia di avere hobby o altro. Ma non è così. Guardate l'hobby di questo padre impegnato. Semplicemente un fuoriclasse con un bambino in braccio. Immaginate allora con due braccia libere cosa avrebbe potuto fare. Ed ecco una lezione di vita importantissima per un cane che ha voluto fare il figo andandosene da solo in strada. Mi è venuto un piccolo infarto a vedere il camion, ma fortunatamente non è successo niente. Ecco una delle risse più epiche mai viste tra due persone. Vi assicuro che questa diventerà la battaglia dell'anno. Pazzesco! Se solo si fossero toccati, probabilmente avrebbero scatenato una tempesta e la divisione dei cieli tipo imperatori in One Piece. Gente, è cachorro isso? Un cachorro botou un pescoço aqui no telhado? Ih, gente, è un gatto! Sono sicuro che anche voi abbiate pensato all'inizio ad un cane, vero? Mi chiedo una cosa. Voi esseri umani coraggiosi che non sapete nemmeno cosa sia il freddo, come fate a sopportare anche solo l'autunno? Io perfino in estate mi metto una cuffia per il freddo. Invece ecco una ragazza che si prende gioco di me facendo le Olimpiadi nel suo giardino. Ci sono posti nel mondo che durante l'inverno e l'autunno diventano delle piste da ghiaccio assurde. Così assurde da poterci fare un corso di pattinaggio. Andare in macchina deve essere pericolosissimo lì. Dicono che i corvi siano tra gli uccelli più intelligenti del pianeta. Beh, non è solo una diceria, è tutto vero. E ci tengono un bel po' al nostro pianeta, pure più di noi in alcuni casi. Ecco cosa succede quando il subwoofer è così potente da portarti al suo interno. Insomma, ora sapete che è meglio non mettere una mano lì dentro, quei buchi giganti servono per tutt'altro motivo. Minecraft è il gioco più famoso e venduto della storia, con milioni di copie piazzate, fa divertire sia adulti che bambini, ma la cosa più incredibile di questo gioco è il poter fare qualunque genere di cosa. Anche, che ne so, un gioco con effetto domino. Ed ecco un bellissimo safari in Africa dove è possibile anche mangiare con le giraffe o giocarci pure a carte, decidete voi. Non sembrava felicissimo, forse voleva qualcos'altro. Nella missione Mars 2020 è stato lanciato il veicolo spaziale Perseverance su Marte. Questo per esplorare il pianeta e scoprirne i misteri. Tra le cose più belle però abbiamo il cielo notturno di Marte, un'incredibile distesa di stelle a non finire, facilmente visibile. Questo per via delle minori protezioni nell'atmosfera e ovviamente l'inquinamento inesistente da parte dell'essere umano. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e video sempre diversi.